In Alto Adige nel corso del 2019 la qualità dell'aria è leggermente migliorata rispetto all'anno precedente grazie anche al verificarsi di condizioni meteo ancora più favorevoli rispetto al 2018. Vento, temperature elevate e precipitazioni frequenti hanno favorito la dispersione degli inquinanti. Il leggero miglioramento dei dati del 2019 non deve farci abbassare la guardia. Abbiamo ancora diffusi ed evidenti superamenti per il biossido di azoto. Le condizioni meteo sono state favorevoli, ma dobbiamo continuare a perseguire politiche virtuose e all'insegna della mobilità sostenibile. Questo è un impegno sia per la provincia che per i comuni. L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la Tutela del Clima monitora la qualità dell'aria tramite la rete di stazioni di misura fisse dislocate su tutto il territorio provinciale e grazie a strumenti all'avanguardia, i cosiddetti campionatori passivi, situati lungo le vie urbane più trafficate. I principali inquinanti che l'Agenzia monitora tutto l'anno sono il biossido di azoto, NO2, le polveri fini, PM10 e PM2,5, il benzo a pirene e l'ozono. Il biossido di azoto è un gas prodotto nei fenomeni di combustione. E il principale responsabile delle elevate concentrazioni di NO2 è il traffico e all'interno delle varie motorizzazioni sono i diesel quelli a inquinare di più. La qualità dell'aria nel 2019 è stata leggermente migliore che nel 2018. Tuttavia abbiamo registrato superamenti lungo l'autostrada del Brennero e nelle città principali a Bolzano, Merano, Laivis e Bressanone, soprattutto lungo le strade molto trafficate, dove abbiamo dei condomini attorno a queste strade. Lì si è verificato il cosiddetto effetto canyon. Questo effetto consiste in una concentrazione maggiore del normale degli inquinanti, rendendo molto difficile il ricambio dell'aria. In queste situazioni abbiamo un aumento significativo delle concentrazioni, soprattutto di NO2. Per quanto riguarda le polveri sottili PM10 e PM2,5, la situazione in provincia di Bolzano è incoraggiante. In Alto Adige abbiamo un rispetto dei limiti per le PM10 già da 13 anni, rispetto sia dei limiti europei che da 2 anni anche dei valori guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi per quanto riguarda il PM10 una buona situazione. Per quanto riguarda il PM2,5, che ha la componente ancora più sottile del PM10, PM2,5 diametro 2,5 micron, che quindi è in grado di penetrare ancora più in profondità nei polmoni, lì abbiamo un ampio rispetto dei limiti europei e ancora però siamo leggermente sopra rispetto al limite suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se da un lato nelle città la fonte principale dell'inquinamento è il biossido di azoto generato dal traffico stradale, dall'altro nelle località rurali di fondovalle è il benzo a pirene, che fa ancora registrare un valore medio annuo al di sopra del valore obiettivo fissato dalla normativa europea e nazionale. La benzo a pirene è un inquinante che nasce soprattutto se è una combustione incompleta. Per esempio può essere il fumo di una sigaretta, ma anche nella caldaia a legna o nella stufa a legna con una combustione incompleta. Se funziona bene non la noto, se no sì. Dov'è che la trovo? Soprattutto fuori città, nelle zone rurali, perché lì troviamo le caldaie, le stufe a legna, mentre in città ci sono poche. Per limitare le emissioni inquinanti nell'aria, l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la Tutela del Clima ha avviato a partire da alcuni anni una serie di campagne informative tra cui riscaldare con la legna, ma bene, per sensibilizzare ad una corretta gestione manuale delle piccole stufe a legna, e Save the Air, insieme per un'aria migliore, per abbassare il livello di NO2 nell'aria della città in cui si vive, grazie ad un utilizzo consapevole dei mezzi di trasporto individuali a motore.